Eccoci tornati in casa Osimania, siamo qui con Gabriele Sasso che dalle righe del Giovanili sta trovando spazio anche nella prima squadra giallorossa. Gabriele, partiamo dal prossimo impegno che vi vedrà schierati contro l'Urbino, che match ti aspetti? No, sicuramente un match difficile, così come lo sono tutti quelli dell'eccellenza. Sappiamo che dobbiamo cercare di limitare il più possibile gli errori e troveremo una squadra pronta, ma lo saremo anche noi nell'affrontarlo. Ecco, torniamo invece all'ultima partita disputata, quella contro il Tolentino. Che match è stato? Contro il Tolentino sapevamo che il Tolentino è una squadra comunque molto brava nel palleggio, con giocatori molto tecnici, molto forti anche fisicamente davanti. Sapevamo che dovevamo fare una partita di gruppo e infatti così abbiamo fatto. Abbiamo sofferto quando dovevamo e siamo riusciti ad uscire e insieme fino alla fine abbiamo ottenuto la vittoria. Parlando di gruppo, come ti stai trovando con la prima squadra e con i tuoi compagni? Ma credo che comunque i compagni subito dall'inizio, soprattutto noi giovani, hanno dato una grande mano, un grande aiuto. Siamo riusciti ad entrare subito nei meccanismi del gruppo credo che seguendo i loro consigli, il loro aiuto, potremo migliorare molto. Chiudiamo parlando di te. Da Osimano, cosa si prova ad indossare questa divisa, questa maglia? È una grandissima emozione, soprattutto quando entri al Diana, che vedi tutte quelle persone che tifano per te, che sventano le bandiere dell'Osimana. È una grande emozione. Grazie mille Gabriele, allora buona fortuna e buon lavoro. A voi.